Bene, è connesso il prossimo relatore, Tommaso Dringoli, della Fondazione LIA. Potresti, presentare la Fondazione LIA, visto che probabilmente non tutti, gli spettatori sanno, di cosa si occupa e cosa fa. Allora, sì, ci provo, diciamo così. Allora, Fondazione LIA è fondamentalmente un'organizzazione non profit che promuove la cultura dell'accessibilità all'interno dell'editoria, nel campo editoriale. Quindi fondamentalmente permette lo scopo, diciamo, l'aim della Fondazione è quello di permettere alle persone con una disabilità visiva o comunque una difficoltà di lettura, fornisce dei prodotti editoriali e fondamentalmente favorisce l'accessibilità attraverso, ma non solo, l'utilizzo di un catalogo, che poi è quello che andremo a presentare nel corso della nostra presentazione. In questo contesto, la Fondazione, diciamo che promuove quella che è la ricerca e l'innovazione tecnologica e soprattutto la diffusione di una cultura dell'accessibilità, perché in Italia, non, diciamo negli ultimi anni sì, però non è stato un enorme focus, soprattutto in campo aziendale, in campo editoriale, diciamo così, che poi non si ferma agli editori, ma si ferma a tutto ciò che è imprese che fa parte della filiera editoriale digitale. Si occupa anche, dico collateralmente, ma lo direi in inesattezza, si occupa della formazione di persone con disabilità visive, ma anche di formazione e consulenza editoriale per, come avete detto, l'accessibilità. Questo è il main focus della fondazione, che poi vi presenterà sicuramente meglio Gregorio, che è più all'interno del contesto di Fondazione LIA. Io, se volete, posso presentarvi un po' quello che sarà la discussione della nostra, quello che sarà il focus della nostra discussione. Non so Certo, se. sì. Allora, Fondazione LIA possiede un catalogo di, se non sbaglio, circa 20.000 ebook accessibili, quindi ebook che sono fruibili da non vedenti o ipovedenti. Il catalogo dell'ebook può essere scorso nel sito, quindi c'è Fondazione LIA, c'è catalogo.fondazionelia.org, e con Gregorio l'anno scorso ci siamo detti, ma perché non utilizzare la tecnologia degli smart speaker, quindi tutto quello che è inerente agli assistenti vocali per permettere a non vedenti e ipovedenti di sfogliare questo enorme catalogo attraverso l'utilizzo della voce. Quindi ci siamo un po' specializzati su Google, faremo una demo con l'assistente di Google, con Google e Google Home e Alexa, e abbiamo creato questa interfaccia fondamentalmente che attraverso la voce permette la discorrere il catalogo, ma non solo. Diciamo che è un'app in divenire, però permette di scorrere il catalogo, di chiedere se un determinato titolo è disponibile all'interno del catalogo, di fondamentalmente effettua quelle che in informatica si chiamano query. Quindi un utente attraverso lo smart speaker può chiedere titoli in catalogo di un autore, le ultime uscite suddivise per tipologia, le novità di una determinata casa editrice. Questo è il main focus dell'applicazione. Per adesso sono state inserite due versioni preliminari all'interno dello store, insomma, di Google e di Amazon. E vedrete poi, a fine presentazione, vedrete una demo. Questo è quello che abbiamo fatto, sostanzialmente. Quindi ecco, interessante la possibilità di usare per esempio Alexa per poter accedere al catalogo esattamente come molte persone lo fanno già con lo store di Amazon, ma non solo. Ormai ecco, grazie ad Alexa è possibile interfacciarsi con un gran numero di dispositivi, siti web molto diversi tra loro e chiaramente questo per una persona normodotata è una possibilità in più. Chiaramente, per chi è non vedente, questo fa davvero la differenza. Un'altra cosa molto positiva è che questi dispositivi
spesso sono ormai a basso costo, quindi chiaramente diciamo con la minima spesa si direi il massimo risultato. Sì, direi quasi gratuiti se si considera che l'assistente vocale di Google, per esempio, può essere installato anche su qualunque smartphone, per esempio Android, al netto di quello che è proprio l'hardware Google o Amazon, e comunque sì, è un hardware estremamente a basso costo. E credo che sia arrivato Gregorio, eccolo. Ciao. Nel frattempo si è connesso Gregorio. Eccomi. Eccoci qua. Ti ho rubato un attimo la scena, ma se vuoi reintrodurre te in maniera molto più precisa, te ne sarei grato anche io. Mi fido. E noi dobbiamo iniziare adesso o anticipiamo, aspettiamo qualche minuto? Possiamo iniziare tranquillamente ora e ti sentiamo e ti vediamo benissimo, quindi se vuoi iniziare procedi pure. Ok, allora provo intanto a condividere il mio schermo. Nel frattempo, nella chat di YouTube ho lasciato il link al catalogo della Fondazione Lia, che, ripetiamolo, è catalogo.fondazionelia.org. Esatto. Prego, Gregorio. Ecco, allora, buonasera a tutti. Un attimo che attivo i sottotitoli. Eccomi, allora, adesso non riesco a vedere chi è collegato in questo momento, ma con, penso, diverse persone siamo incontrati agli scorsi Accessibility Days. Anche in questa foto ci siamo io e Tommaso ad Ancona lo scorso anno con le t-shirt degli Accessibility Days, questo per dire che siamo degli aficionados all'evento e che ci piace partecipare, ci piace il clima, e quindi ringraziamo tutti gli organizzatori che quest'anno, tra l'altro, hanno lavorato moltissimo per riuscire a portare questo bell'evento online. E, abbiamo proposto due sessioni, una l'abbiamo già fatta oggi con Elisa sull'ecosistema digitale accessibile nella Track 3, e quest'altra invece è la sessione un po' più tecnica, ovvero l'idea è di raccontarvi il lavoro che abbiamo fatto per integrare il catalogo LIA con gli smart speaker e quindi le sfide di integrare un'interfaccia uomo-macchina con una soluzione basata sulla voce e sull'audio. Io sono Gregorio Pellegrino e sono Chief Accessibility Officer della Fondazione e mi occupo quindi di seguire tutta l'ambito di ricerca e sviluppo e i working group internazionali, e con me invece c'è Tommaso Dringoli che segue la parte di sviluppo vero e proprio, è colui che mette le mani nel codice per smanettone, esatto, per quel che riguarda la questo adesso vi racconterò anche brevemente come è nato il progettino. Giusto due parole sulla fondazione. Fondazione LIA sta per Libri Italiani Accessibili, è una fondazione no profit che si occupa principalmente di contenuti digitali accessibili per persone cieche e ipovedenti. È nata nel 2011 come progetto e poi si è trasformata come fondazione nel 2014, e secondo me è un aspetto interessante che i soci sono gli stakeholder di questo dell'editoria digitale accessibile, ovvero da una parte abbiamo l'AIE, l'Associazione Italiana Editori, dall'altra parte abbiamo l'UIC, quindi l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ma ultimamente si sono aggiunti anche come soci l'Associazione Italiana Dislessia e la Biblioteca Italiana per i Ciechi di Monza. Quindi in qualche modo raccogliamo tutte le associazioni e tutti gli enti che si occupano di accessibilità visiva. I nostri obiettivi sono ampliare e promuovere la attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica, diffondere una cultura di accessibilità con diversi servizi, ad esempio abbiamo consulenze per editori, librerie online, store, aggregatori che devono
rendere i propri servizi per l'appunto accessibili e poi svolgere attività di verifica e conversione e certificazione delle pubblicazioni, che sono poi tutte le pubblicazioni nel catalogo LIA, di cui parliamo tra pochissimo, e infine svolgere attività di formazione e lettura digitale per persone con disabilità visiva. Negli ultimi anni abbiamo tenuto diversi corsi in tutta Italia, proprio con diverse tipologie di utenti, da persone non vedenti, ipovedenti, anziani e così via, per insegnare loro come leggere tramite l'utilizzo degli smartphone e dei tablet. Facciamo parte di un network internazionale, questa è buona parte del mio lavoro, siamo all'interno del World Wide Web Consortium, che è l'ente che definisce gli standard per il web, quindi l'HTML, il CSS, ma anche l'EPUB, che è lo standard per l'editoria digitale, le Web Content Accessibility Guidelines, quindi le linee guida per definire gli standard di accessibilità. E in questo, e nel V3C appunto partecipiamo a diversi gruppi in modo da essere sempre aggiornati e di cercare in qualche modo di aiutare a sviluppare i nuovi standard. Dei gruppi lavoro del DESI Consortium, che da sempre si occupa di editoria digitale accessibile, che sviluppava un formato che si chiamava DESI, che adesso è stato dismesso in favore dell'EPUB. E anche all'interno del DESI Consortium ci sono diversi esperimenti di interazione con gli smart speaker. Quindi noi ci inseriamo in realtà in questa modalità di interazione che ultimamente viene molto sviluppata nell'ambito dell'accessibilità. Siamo anche all'interno dei gruppi lavoro ISO, che ci permettono di rendere degli standard a tutti gli effetti le linee guida e le specifiche tecniche che sviluppiamo. Sono soci della fondazione i più grandi gruppi editoriali e anche piccoli editori, per cui copriamo buona parte del mercato di varia, e quindi moltissime delle novità che escono in formato ebook sono certificate come accessibili dalla fondazione, quindi disponibili immediatamente a tutte le persone. Lavoriamo in Italia orientandoci verso il target delle persone con la difficoltà ad accedere ai contenuti a stampa, e quindi parliamo di circa 137.000 persone non vedenti, 1,5 milioni di persone ipovedenti gravi e 350.000 giovani affetti da dislessia grave. Eccoci, allora, adesso dopo l'introduzione su cui ho corso un po', provo a soffermarmi un poco invece sull'aspetto di questo progetto, ovvero lo sviluppo degli smart speaker. Tutto è nato nel 2018, quando in Italia sono sbarcati i primi smart speaker come dispositivi hardware. Ricordate bene che in pratica per il dicembre 2018, per il Natale, la pubblicità sia da parte di Amazon, da parte di Google, per promuovere i loro nuovi servizi, che sbarcavano in Italia non tanto per una questione hardware, ovvero che l'hardware era arrivato in Italia, ma più che altro per una questione di lingua, perché che sono strettamente legati al riconoscimento vocale. L'anno entrambi avevano pianificato di attaccare in qualche modo il mercato italiano, e pertanto avevano investito, mi dice che la mia connessione è instabile, ma non so se ho problemi o meno. Sì, effettivamente a volte salta. In alcuni parti l'audio era un po' altalenante. Se potessi ripetere le ultime due o tre frasi e tornare un minuto indietro sarebbe perfetto. Perfetto, grazie. Sì. Ora, scusatemi. Ci mancherebbe. Allora, dicevo che gli smart speaker in Italia sono arrivati verso la fine del 2018, quando sia Apple, sia Google che Amazon hanno investito molto nell'occasione di quel lancio natalizio, principalmente natalizio, di quell'anno, proprio perché avevano fatto tutto il lavoro per implementare quello che è il linguaggio italiano, e quindi il riconoscimento vocale in italiano e la sintesi vocale in italiano nei loro dispositivi. Ecco, nel 2018
in realtà prima ancora del grande lancio, nell'estate del 2018 ci siamo trovati un giorno a pranzo con uno dei nostri collaboratori che si chiama Alessio e che è un utente non vedente, devo dire alquanto tecnologico, tecnofan e smanettone, che ci diceva di avere già a casa uno di questi dispositivi e ci suggeriva che sarebbe, a suo parere, sarebbe stato molto interessante provare ad implementare la ricerca del catalogo LIA, ovvero di tutti i libri digitali accessibili, disponibili in italiano, tramite appunto questi dispositivi. Parliamo quindi dell'estate 2018 e allora abbiamo iniziato a provare a capire come sviluppare questa cosa. Poi sono passati dei tempi tecnici, ci abbiamo messo un po' di tempo ad organizzarci e lo scorso anno, quindi nel 2019, con Tommaso seguì integrazione e questo sviluppo. Quindi Una cosa per me, secondo me, molto interessante è che sempre più utenti fruiscono di contenuti tramite interfacce audio. Ho riportato questo grafico dal Google Index, Web Index Report, che viene aggiornato tendenzialmente ogni 6 mesi. Questi sono i dati di gennaio 2020, che dice che mediamente il 43% degli utenti internet globali utilizza la voce per fare ricerche e per dare comandi e quindi per interagire con i contenuti in qualche modo. La cosa interessante è che l'Italia si posiziona al 35%, la Cina ad esempio al 55%, immaginate, ma secondo me la cosa più interessante è che in realtà, dato il target a cui noi ci rivolgiamo, quindi persone che hanno difficoltà con la lettura, gli utenti quindi con difficoltà di lettura sicuramente in una percentuale molto più alta utilizzano queste tipologie di servizi per rapportarsi con i contenuti. Quindi effettivamente, come ci aveva suggerito Alessio, per Fondazione LIA o per altri enti che appunto si rivolgono a questo target, è fondamentale, è molto importante fornire dei servizi tramite questi strumenti. Ecco, sono uno strumento appunto molto utile. Ecco, non so se sentite l'audio, forse no, perché non l'ho condiviso. Però uno se lo immagina. È molto divertente, aspettate, sì, ve lo mando perché è molto molto divertente, non so se l'avete mai sentita. Ok, lo faccio ripartire. Così lo dovreste sentire. What's the weather? Ok, sì. What the weather? You wanna know what is the weather? Tomorrow. È una signora anziana americana, ma originaria in realtà del Piemonte. Raggiunge per la prima volta con un Google Home. Watch it, man. I'm scared. It's a mystery. Oh my gosh. Ecco, e capite quindi che per tutte le persone che hanno difficoltà di lettura, quindi non solo persone disabili, ma ad esempio anche gli anziani, avere un'interfaccia o interfacciarsi con dei dispositivi audio è molto più semplice rispetto ad interfacciarsi con dei dispositivi dove le informazioni sono scritte. Questo però comporta, per chi deve progettare questi servizi, e lo vedremo a breve, una serie di sfide. La domanda però che ci siamo posti è se questi dispositivi, quindi se gli smart speaker o comunque tutte queste tecnologie che si basano sul riconoscimento vocale e sulla sintesi vocale, sono accessibili. Ecco, secondo le Web Content Accessibility Guidelines, ovvero le linee guida che in qualche modo definiscono l'accessibilità dei contenuti a livello internazionale su cui normalmente si basano molte leggi, anche ad esempio la legge stanca italiana si basa sulle WCAG, lo European Accessibility Act si basa sulle WCAG e così via,
queste tipologie di interazioni non risultano, non sono classificabili come accessibili. Vi elenco ad esempio due criteri che sono richiesti dalle WCAG. Uno è il fatto di che ogni contenuto non testuale sia fornito all'utente anche in forma testuale, e con tutta una serie di queste tecnologie, ad esempio con gli smart speaker, quelli senza schermo, questa cosa è impossibile. E l'altra cosa è che queste tecnologie si possa interagire con queste tecnologie sfruttando degli input non keyboard o touch, insomma non vocali. Perché queste due cose? La prima, possiamo ben immaginare, ad esempio, per tutte le persone che hanno problemi di udito o sorde, il contenuto offerto da uno smart speaker è del tutto inaccessibile. La seconda, invece, è per tutte le persone che hanno difficoltà a parlare, quindi a dare comandi vocali ai dispositivi. Ad esempio, persone con disabilità motorie che in qualche modo limitano quindi l'utilizzo del diaframma, delle corde vocali e così via, e che quindi non riescono a parlare in maniera chiara al dispositivo e di conseguenza non riescono a dare comandi. Quindi questi problemi di input e output per alcune persone rendono questi dispositivi non tecnicamente accessibili, anche se per altre persone che invece hanno difficoltà con la lettura sono utilissimi e sono fondamentali. Quindi questo è importante dirlo. Ecco, lascio qua la parola a Tommaso e interrompo lo schermo così lo puoi condividere tu. Intanto se tu, Tommaso, puoi provare a condividere lo schermo, intanto dico due cose sul catalogo. Appunto, il catalogo di LIA è il catalogo dove raccogliamo tutti gli ebook certificati come accessibili in Italia, che ci arrivano dagli editori. Noi seguiamo una procedura di certificazione e come output andiamo a pubblicare appunto il risultato della certificazione. Andiamo a pubblicare il certificato della certificazione su questo sito. Al momento abbiamo più di 24.000 ebook accessibili. Sul sito si trovano tutte le informazioni degli ebook, si trovano i link per andare all'acquisto diretto su Apple Libri o su Google Play, e i libri sono classificati secondo gli scaffali più o meno standard di tutte i negozi di libri online, per cui abbiamo narrativa, saggistica, libri per ragazzi, libri per bambini, e per ogni libro abbiamo tutti i relativi metadati, quindi copertina, autore, titolo, sottotitolo, descrizione e così via, e anche le informazioni sull'accessibilità. E l'idea allora è stata quella di poter interrogare questo database, questo catalogo, tramite gli smart speaker, e quindi in qualche modo al nostro servizio, ad esempio quali sono le novità uscite, quali gli ultimi libri di Camilleri e così via. Ok. Allora, lo scopo era quello fondamentalmente di rendere navigabile tramite la voce, quindi attraverso l'utilizzo di un assistente vocale, quello che Gregorio ha introdotto già prima, ovvero il catalogo dei libri accessibili di Fondazione LIA. Io ho, se non sbaglio, contava circa 20.000 titoli, dico bene, Gregorio? Sì, adesso siamo a 24.000. Probabilmente quindi, quando abbiamo iniziato eravamo sì. E quindi 20.000 a salire. Diciamo che lo scopo era quello di creare un applicativo che fosse il più possibile completo, però che permettesse a un utente di interrogare, secondo varie tipologie di query, quello che è il catalogo. Questo da una parte, poi approfondiremo un po' la questione con le slide successive, ha tolto l'immediatezza, perché fondamentalmente le applicazioni per smart speaker peccano, se vogliamo, di immediatezza. Nel senso, non è così facile capire a volte come utilizzarlo e come interagire con lo smart speaker, a meno che non ci siano delle applicazioni fatte per un unico scopo, in cui la voce guida ti pone delle domande e tu rispondi. Qua è il meccanismo inverso, è l'utente che pone delle domande al catalogo, delle domande che devono essere, diciamo, conosciute a priori o comunque tramite quello che è l'helper, ok? C'è anche la possibilità di chiedere aiuto all'applicazione. E attraverso la conoscenza di queste domande è possibile interrogare il catalogo chiedendo
per adesso, poi verrà probabilmente addirittura ampliato. Quelle che sono le ultime uscite, quelli che sono alcuni titoli, quindi possiamo semplicemente chiedere se It piuttosto che Misery, piuttosto che qualsiasi romanzo è disponibile in catalogo, possiamo fare delle richieste per autore, quindi quali titoli ha in catalogo di Andrea Camilleri, visto che per riattaccarmi a Gregorio. Le ultime uscite divise per generi, i generi del catalogo di Lia, che sono narrativa, la saggistica, la manualistica, i libri per ragazzi. E basta, però è già un discreto numero di cose che possiamo fare. Provo allora io adesso a dire un po' le difficoltà che, se mi interrompi la condivisione, le difficoltà che abbiamo riscontrato nello sviluppare un applicativo del genere, poi andiamo così sulla demo, così Tommaso poi vai direttamente sulla demo alla fine. Sì. Ok, allora, quali sono i limiti e le potenzialità che abbiamo riscontrato nelle interfacce, nello sviluppare appunto questo applicativo per interfacce audio? Allora, la prima è, in qualche modo, quando si interagisce via audio, manca la visione insieme, perché questa modalità di interazione è legata al tempo, e quindi io posso passare una sola informazione per volta in un dato momento. E quindi ci riporta un po' come nei computer degli anni 80 via prompt, in cui il computer ti chiedeva un'informazione per volta, e senza avere la visione d'insieme ti guidava in una sorta di wizard, diciamo, nel programma, no? E questo, ad esempio, ci ha creato un po' di difficoltà, perché per l'utente la prima volta che lancia il catalogo Lia sullo smart speaker non è immediato sapere che cosa può fare, e quindi in qualche modo, proprio come nei vecchi software, abbiamo dovuto creare help, quindi l'utente deve poter chiedere aiuto e l'aiuto lo guida e gli suggerisce quali comandi può utilizzare. E quindi, se ormai in qualsiasi app per smartphone gli help praticamente non si utilizzano più, e anzi le norme di user experience dicono che se tu metti un help, è perché c'è qualche problema con l'app, e quindi in qualche modo non l'hai sviluppata bene. Invece quello che abbiamo notato è che con gli smart speaker mettere l'help è fondamentale, altrimenti l'utente non sa come navigare. L'help o comunque un messaggio di benvenuto che spiega all'utente quello che potrà fare, perché, come diceva Tommaso, non è immediato. O anche solo che che dica che c'è la possibilità di chiedere aiuto. Esatto. L'altra cosa, appunto, che abbiamo notato è che invece che lasciare in qualche modo, dobbiamo guidarlo passo passo. Ed è una cosa che abbiamo notato anche in audio, per cui se voi provate a lanciare una ricetta con lo smart speaker alla fine di ogni passaggio vi chiederà: vuoi che vada avanti o vuoi che torni indietro? Vuoi selezionare questa ricetta o meno? Proprio per questo motivo, che dove l'interazione è fatta a step, e per cui proprio come se fosse in un libro game, quindi in quei libri di gioco dove leggo un paragrafo e poi in base a cosa voglio fare mi porto ad una pagina o all'altra, o come se fosse una pagina web dei primi anni 90 basata solo sul testo, allo stesso modo lo smart speaker passa una parte di contenuto e poi chiede all'utente come vuole proseguire. E quindi bisogna costruire anche tutta questa interazione e ipotizzare una sorta di storyboard ipotizzando quindi l'utente in quale punto entra, quali punti può fare, come fa a tornare indietro e così via, in modo che non si trovi in un cul-de-sac, in una via senza uscita. E l'ultima cosa è che Tommaso, tendenzialmente queste operazioni per gli smart speaker sono delle applicazioni verticali molto molto semplici, cioè quella che racconta le barzellette, quella che estrae i numeri per la tombola, quella che legge le notizie del giornale e così via, proprio perché abbiamo notato che questa interazione audio
in qualche modo non permette, perlomeno al momento, noi non abbiamo trovato soluzioni in questo momento, per riuscire a passare contenuti troppo complessi. E quindi un po' tutta l'interazione, ma come vediamo, ad esempio io con la mia Alexa, è un'interazione che posso avere ad esempio con un bambino di 5 anni, in cui faccio delle domande molto semplici e in cui Alexa mi risponde precisamente questo. E non è un vero dialogo che si porta avanti. Certo, sì, completamente d'accordo. Poi, se posso dire, a parte il... Ora, non parliamo dei problemi di privacy che sono arcinoti, è un argomento molto discusso sulla privacy con gli smart speaker. C'è anche un'effettiva difficoltà, perché comunque il riconoscimento vocale non è cosa semplice, quindi... È vero, pienamente ragione sulla questione del dialogo con un bambino di 5 anni, ma ci sono anche a volte, almeno per quello che abbiamo riscontrato noi, perché comunque alla fine noi chiediamo titoli di libri, chiediamo case editrici, quindi c'è anche un'effettiva difficoltà nel recuperare a volte con esattezza quelli che sono fondamentalmente dei parametri. Questo rende un'applicazione, anche se a prima vista abbastanza semplice, un po' più complessa, e a volte può minare quella che è l'immediatezza di un dialogo, perché ci sono molte applicazioni che vanno a keyword, nel senso che uno chiede sempre la stessa cosa, come un'applicazione di news, ad esempio. Uno si collega, dimmi le news del giorno, lui capisce la parola news e restituisce quello che deve. Noi, per esempio, abbiamo avuto un po' di difficoltà nell'estrazione dei parametri, perché possiamo chiedere novità di, non so, Bompiani, possiamo chiedere un determinato libro, ma ci sta che lo confonda con un altro. Quindi la cosa dell'accuratezza del riconoscimento vocale è fondamentale, ma a volte può minare quella che è l'esperienza utente. Non so, era un appunto, una cosa che ho... Sì, sì, soprattutto anche quando il titolo, ad esempio, non è in italiano, ma se il titolo è in inglese, anche perché il riconoscimento vocale di solito è settato sulla lingua italiana, e quindi nel momento in cui io vado a dire ad esempio non lo so, youtuber, ecco che probabilmente lo spelling che il sistema che sta tra il nostro applicativo e l'utente, ovvero il sistema di Google o di Amazon, che intercetta l'audio e lo trasforma in testo, probabilmente, ecco, trasformerà youtuber scritto con lo spelling IUTUBER. E nel momento in cui noi andiamo a fare questa query sul database, il risultato non ci riporterà nessun risultato. Esatto. Sì, questo era giusto un appunto. Giusto. Un'altra cosa. Sì. Vai tu, Tommaso. Sì, c'è il problema di quelle che sono le risposte. Esatto. Nel senso, a livello attuale, fondamentalmente questa applicazione, ma questa come tantissime altre, può rispondere ad elenco, quindi fondamentalmente a domanda lui risponde con un elenco abbastanza, che può essere anche abbastanza lungo, e quindi c'è anche un minimo di tempo di attesa i risultati vanno ascoltati, è abbastanza complesso quello di poterli scorrere. Faccio un esempio: posso chiedere a un'applicazione se un determinato libro è disponibile in catalogo, e quindi l'applicazione risponde con sì o no, ma se chiedo le novità di una casa editrice potrei dover aspettare un bel po', perché la risposta magari è lunga ed è in realtà complesso poi contenerlo, farlo contenuto, comunque far interagire l'utente a questo livello. Esatto, infatti abbiamo dovuto creare in qualche modo due livelli di elenco, ovvero un primo elenco veloce in cui si elenca rapidamente titolo, autore e così via, e poi se l'utente è interessato a qualcosa di particolare chiede, a quel punto gli leggiamo anche la descrizione del libro, proprio perché abbiamo notato che se avessimo messo le descrizioni e altri dati direttamente nell'elenco sarebbe diventato talmente lungo che l'utente probabilmente al secondo risultato avrebbe Ok, proviamo a fare la demo, anche se dobbiamo pregare i dei della demo e della connessione in questo momento, non sappiamo bene come sarà. Vi segnalo comunque che se volete provarla potete chiedere sia
l'assistente Google, quindi installato su qualsiasi Android, Android che su iOS, anche l'assistente Google si può installare su iOS o sui dispositivi veri e propri, basta chiedere di parlare con il catalogo LIA. E nel momento in cui chiedete di parlare con il catalogo LIA, vi risponderà una voce femminile suadente che vi informerà di quello che potete fare. Ci proviamo. Allora, scusami un momento, Gregorio, è saltato momentaneamente l'audio mentre stavi specificando il nome degli assistenti. Chiaramente moltissimi conosceranno l'assistente di Google e il secondo assistente di cui parlava Gregorio è Alexa. Non esatto, so se, Alexa di Amazon. Meno, giusto per essere chiari, lo ripetiamo. Prego, Gregorio. Sì, Alexa di Amazon, e quindi basterà chiedere a questi due tool di parlare con il catalogo LIA. Ok, proviamo con Tommaso. Allora. Oppure Tommaso anche senza condividere lo... Oh, perfetto. Funziona, funziona. Parla con catalogo LIA. Benvenuto nel catalogo dei libri italiani accessibili a cura di Fondazione LIA. Per conoscere come interagire con me basta che tu dica: aiuto, vuoi chiedermi qualcosa oppure vuoi uscire? Aiuto. Queste sono alcune richieste standard. Quali sono le ultime uscite? Qual è la top 10? Alle richieste che seguono invece puoi cambiare nome dell'autore, del libro, della casa editrice e del genere. Vado un po' avanti. Si Quali sono le novità di Mondadori? Allora, proviamo a chiedergli un libro. La misura del tempo è disponibile in catalogo? La misura del tempo, di Gianrico Carofiglio, edito da Einaudi, è presente nel catalogo LIA. Vuoi che ti legga la scheda descrittiva? Sì. Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella. Questa è un po' la scheda descrittiva del libro, se siete interessati. Lui legge quella che è fondamentalmente la trama. Continuo, vado avanti. Sì. Quali sono le ultime uscite? Questi gli ultimi titoli inseriti. Il farmacista del ghetto di Cracovia. Chiediamogli qualcosa di Bompiani. Filtriamo per Bompiani. Ritratto della scrittrice. Quali sono le novità di Bompiani? Questi gli ultimi titoli di Bompiani. Diceria dell'untore. Di Gesualdo Bufalino. La novità Gesualdo Bufalino. Un piccolo buio. Bellissimo. Di Massimo Coppola. Okay. Il sogno. Proviamo con l'inglese, andiamo a livello un po' più alto. Quali titoli ha in catalogo di Stephen King? Si è andato facile con Stephen King. Ammetto. Ammetto. Il miglio verde. Proviamo più difficile, dai, aspetta. Vediamo. Quali titoli ha in catalogo di David Foster Wallace? Ottimo, Google ormai è espertissimo. Fortissimo. Devo dire che questa demo ci è andata benissimo, non ha mai detto non ho capito, ed è un caso raro. Proviamo a farla in plain, cerchiamo di filtrare la ricerca per tipologia, quindi saggistica, narrativa. Quali sono le ultime uscite del catalogo di saggistica? Questi gli ultimi confermi, Gregorio, che è saggistica. Corretto. Virginia Volpi. Okay. Alessandro, quindi, mi sa che siamo più o meno alla fine del nostro tempo, non so se... A presto. No, in realtà non c'è problema. Se avete bisogno di 5-10 minuti, potete procedere tranquillamente. Ma ecco, allora, adesso abbiamo fatto vedere un po' come funziona... Molto velocemente, allora, perdonateci. Sì. Come funziona la skill e come si può interagire. E come vedete, di per sé è un applicativo molto semplice
che in qualche modo replica quello che è l'interazione con il nostro catalogo sul sito web. Ma pur essendo molto, molto semplice, ha comportato tutto questo ragionare su come rendere ciò che su un sito web compare, diciamo, in forma grafica o tramite assistente vocale, però dando dei ruoli semantici, come portarlo invece in un formato audio piatto, perché effettivamente uno degli altri problemi degli smart speaker è che in qualche modo non differenziano un ruolo semantico, il titolo, il sottotitolo, il fatto che i blocchi e così via, un po' come avviene con le tecnologie assistive. E quindi il fatto di avere tutto piatto vuol dire anche descrivere tutto, per cui abbiamo dovuto aggiungere moltissimo testo per dire l'ultimo libro e poi il titolo di autore, la cui descrizione è la descrizione, no? E quindi in qualche modo bisogna aggiungere tutti dei testi che facciano da collante tra le varie informazioni. Sì, sì, ma anche... anche la scelta in realtà di quelle che si chiamano utterances, credo di averlo pronunciato più o meno bene, perdonatemi, però ecco, ad esempio c'è la possibilità che le domande vengano mal interpretate dal, questa è anche una cosa abbastanza complessa, perché comunque sono tante domande per una singola skill, quindi magari una domanda relativa al catalogo può essere interpretata, relativa al catalogo e suddivisa per tipologia, quindi catalogo di saggistica piuttosto che di narrativa, piuttosto che per ragazzi, potrebbe essere confusa con la domanda relativa a un autore. Quindi c'è anche tutta una serie, diciamo una parte di training che è abbastanza complessa da rendere univoca, è abbastanza, passatemi il termine, fluida. Perché magari, ecco, la bad experience è io che chiedo le ultime novità di Camilleri, e il sistema interpreta Camilleri come un genere narrativo. Esatto, perché per non fare una cosa troppo dettagliata, altrimenti avremmo dovuto chiedere all'utente di fare delle domande, ad esempio, quali sono le ultime novità dell'editore Bompiani? Invece, volendo lasciare più libero e quindi più colloquiale, quali sono le ultime novità di, dopo di ci può stare sia un autore che una categoria saggistica narrativa, che un editore e così via. Quindi non è semplice poi andare a dividere per fare la query corretta sul database in qualche modo. Correttissimo. Però si comporta bene, dai, possiamo dirlo. Che per adesso sta comportando bene. Io no, vi invito più che altro a provarla. Io, Gregorio vi ha dato i link per poter provare la skill sia su Google, che la skill è catalogolia, sia su Google che su Amazon Alexa. Quindi ci farebbe piacere sinceramente ricevere dei feedback, questo sì. Sì, aggiungo un'altra cosa che ci piacerebbe aggiungere un'altra funzionalità, ovvero la possibilità del link diretto poi sul dispositivo per in qualche modo acquistare o scaricare il ebook se interessati, che è una cosa che è tecnicamente fattibile con Google e con Alexa dobbiamo ancora capire. E poi un passaggio successivo potrebbe essere invece il fatto di poter leggere direttamente i libri tramite lo smart speaker, anche se questo abbiamo notato che può creare dei problemi per la questione della lunghezza degli audio, su cui Google e Alexa richiedono di avere anche dei tempi molto stretti di risposta dal server al dispositivo per non far aspettare l'utente. E poi anche col fatto appunto che la lettura è una lettura tutta piatta, leggere un libro magari di saggistica, quindi non di narrativa, diviso per capitoli, immaginare come navigare un indice di un libro via con questa interazione, io lo immagino abbastanza complesso. Ma cioè, tecnicamente fattibile, però il rischio è che diventi talmente verboso che diventa veramente logorroico e al terzo capitolo del libro ti viene voglia di spegnere il dispositivo, questa è l'impressione che ho. Sì, 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 condivido in pieno. Sarebbe un po' il contrario di Gassman che legge l'elenco del telefono. Bravissimo, l'esatto contrario. Io ho avuto difficoltà
domanda che mi è venuta in mente proprio adesso sul momento. In questi giorni Rai Radio 3 sta pubblicizzando anche in TV un catalogo di libri registrati e letti da diversi autori, quindi chiaramente libri che non suoneranno come insomma una voce piatta e inespressiva, al contrario. Certo. Ci sarebbe la possibilità di, insomma, di far interagire il vostro sistema con questo catalogo? Io penso che il catalogo di Rai Play sia già integrato, o comunque in quanto podcast sia in previsione di integrarlo con lo smart speaker. Noi avremo delle difficoltà per una questione di diritto d'autore, perché certo, capite bene che solo la Rai può distribuire i propri contenuti. Ecco, però sì, sugli audiolibri, diciamo, in qualche modo, quindi i libri letti da degli autori, su quello gli smart speaker potrebbero essere utili e interessanti, però appunto parliamo sempre di una parte di libri, ovvero la narrativa, dove l'utente legge il libro dall'inizio alla fine. Sì. Poi abbiamo invece tutta l'altra parte dei libri, la saggistica, la manualistica, i libri per l'università e così via, dove l'utente invece normalmente non legge il libro dall'inizio alla fine, ma legge solo alcune porzioni. Su quelli direi che potrebbe essere abbastanza complesso. Però certo. Sì, sugli audiolibri invece sicuramente ma Audible già lo permette, Audible con Alexa già permette di ascoltare gli audiolibri. E in realtà Alexa in questo momento ha rilasciato anche una funzionalità, se non sbaglio, in Italia non so se c'è già, sicuramente c'è già negli Stati Uniti, che permette di leggere gli ebook che uno ha su Kindle, letti con la voce di Alexa. Ecco, anche sulla voce, con Alessio abbiamo ragionato un po', perché Alessio, che è la persona che ci ha messo per la prima volta in testa il tarlo di fare questa integrazione, ci ha suggerito di usare una voce un po' più dolce rispetto a quella nativa, solo che tecnicamente era abbastanza complesso da gestire, quindi per questa prima versione non l'abbiamo fatto. Però magari per le prossime versioni potremmo valutare di usare un altro sistema, diciamo, di text to speech, quindi che trasforma il testo in audio, e che potrebbe essere appunto più funzionale. Ricordiamo un'ultima volta il link al catalogo della Fondazione LIA, che sì. È catalogo.fondazionelia.org. Esatto. E ringraziamo nuovamente Gregorio e Tommaso per il loro intervento, e speriamo nei futuri sviluppi insomma di queste applicazioni, di questi sistemi. Grazie. Grazie a voi, vi terremo aggiornati. Buon lavoro.